È mercoledì e questo vlog inizia da qui. Buongiorno, mercoledì mattina, io sono già pronta e attiva perché mi devo allenare. Stamattina fa freddissimo, cioè io mi sono svegliata, sono andata a lavare, mi sono vestita e me l'ho preparata così, ok? Non ho appena iniziato a girare per casa, perché intanto mi sono svegliata, perché appena sveglia non mi rendo conto di niente. Ho appena iniziato a girare per casa, ho sentito un freddo pazzesco e quindi adesso ho messo la felpa. Sto bevendo il caffè e poi si inizia con l'allenamento del mattino. Vi aggiorno sull'orario. Sono le 8:15, quindi adesso inizio, cerco di farla diventare una routine, questa dell'allenamento come prima cosa al mattino, ancora prima di iniziare a parlare bene. Vabbè, io vado, noi ci vediamo dopo in craft room. Oggi è una giornata davvero abbastanza moscetta, sarà forse il tempo, cioè... Siamo al 7 di aprile, 7 oggi, giusto? Non vorrei dire bagianate, sì, siamo al 7 di aprile e io ho acceso i termosifoni perché sto letteralmente gelando stamattina. Adesso sono qui perché mi andava di cambiare posto, non mi andava di stare in craft room per disegnare. Sto preparando gli stickers per il plan with me domani, spero di riuscire a farlo. Vorrei fare il plan with me e raccontarvi un po' di cose, e sempre all'insegna del festeggiamo il compleanno del canale, ma quando vedrete questo vlog, se ho fatto il plan with me, saprete già di cosa sto parlando perfettamente. Adesso è ora di pranzo, quindi mi fermo un po' e mangio qualcosa e poi continuo a disegnare. Oggi giornata all'insegna del disegno. Buongiorno, è giovedì mattina, sono le 8:30, io sono già in craft room perché oggi ho tante cose da fare. Ho deciso di non fare workout stamattina perché è una bella giornata e vorrei... È una bella giornata e vorrei andare a farmi una passeggiata. Quindi adesso mi metto subito all'opera. Cerco di finire, ho in preparazione il video per stasera e quindi voglio finire, poi voglio fare un altro paio di cose, insomma ho una bella to-do list da smaltire oggi e se prima non lo faccio passeggiata non vado a farmene. Noi ci vediamo dopo. Non lo so, io ci trovo sempre qualcosa di musicale nel rumore che fa il plotter quando taglia gli stickers. Sono pronti gli stickers, li sto solo ritagliando e poi forse posso mettermi a registrare il plan with me, anche se in realtà avrei un'altra cosa da finire prima di registrarlo, ma posso registrare il plan with me, poi finire la cosa e aggiungerla al video. Insomma, sto facendo collegamenti mentali miei. Credo di aver bisogno di un altro caffè. Stamattina saremmo a 3. Ma quasi quasi. Io non vi ho detto niente. Ve lo metto su nel pallino. Guardate il plan with me perché vi conviene. Buongiorno, è venerdì mattina, sono passate da poco le 11 e io ho già fatto l'allenamento, fatto la doccia, mi sono stirata i capelli, però solo con spazzole e phon perché sto facendo così, evito di usare la piastra in questo periodo visto che i capelli per l'allenamento li devo lavare più spesso, e pulito casa. E adesso sono qui. Stamattina ho fatto un allenamento bellissimo, bellissimo, perché ho fatto, e credo che d'ora in poi farò sempre così, ho fatto 20 minuti di sbarra classica, poi 20 minuti di Tabata,
No, 20 minuti di sbarra classica, 20 minuti di zumba, 20 minuti di Tabata e 20 minuti di stretching finale. Mi sento proprio. Ah, mi sento, stamattina mi ero svegliata un po'. Poi, complice, un cielo terso bellissimo oggi, una giornata spettacolare. Complice il fatto che mi sono forzata ad allenarmi. Ho finito l'allenamento che ero veramente distrutta, distrutta, sudatissima, però mi sentivo proprio. Mi sento lo spirito, wow! Ho deciso di ricominciare a fare la sbarra, almeno la sbarra classica, perché le altre cose in casa non si possono fare. Ho deciso di iniziare a fare almeno la sbarra classica perché non ci posso fare niente. È l'unica cosa che mi dà flessibilità al corpo, che mi fa rinascere proprio i movimenti. E che mi allena veramente perché io, per esempio, adesso ho un mal di gambe pazzesco. Quindi, poi, comunque, prima o poi spero che si tornerà a lavorare. Quindi mi devo rimettere perché, francamente, mi sto dimenticando tutto. Anche l'altro giorno, facendo balli di gruppo per casa, mi sono resa conto che sto perdendo un attimo l'orientamento quando ballo. E quindi bisogna rimettersi in carreggiata. Queste sono cose che. Se non si praticano, si perdono. Quindi ho deciso di fare l'allenamento in questa maniera d'ora in poi. Poco conta se mi devo svegliare un po' prima, se no, svegliarmi prima no. Io di solito quando mi sveglio mi do un'ora di tempo prima di riprendermi. Ecco, quell'ora di tempo sono diventati 15 minuti. Bene, io adesso ho il ginseng qui e poi vedo di dare un senso a questa giornata. Vediamo cosa faremo. Allora, sono qui davanti al computer perché stamattina ho deciso di mettermi alla ricerca di un po' di cose che mi servono, anche con una certa urgenza, mi faccio un po' un conteggio di quanti soldi dovrei spendere così a poco le prendo. Prima fra tutte ve lo avevo detto anche l'altro giorno, mi serve una nuova sedia perché questa vedete come sto così, perché se è piegata non va bene. E sto guardando, ve ne faccio vedere un po'. Così magari voi giù nei commenti mi dite quale preferite. Allora, vediamo un po' se riesco a inquadrarvi bene lo schermo. Ecco qua. Allora, partiamo da questa. Questa, la cosa che mi piace più di tutte è il prezzo. Però non lo so, non mi convince tanto. Boh, vedete com'è. Poi. Tra l'altro questo fucsia, cioè i colori sono proprio non lo so. Ha dalla sua solo il prezzo. Stop. Però diciamo che sarebbe anche facile da rivestire questa qui, eh. Poi in realtà sarebbe come la mia, cambia solo la seduta. Non lo so, vediamo. Poi c'è questa, quindi questa è la numero uno. Così potete commentare col numerino. Poi c'è questa che è la numero 2. Questa non mi dispiace affatto. Ci sono anche dei bei colori. Il prezzo non è male. Ve la ingrandisco. Vabbè, se vi ingrandisco la bianca, che vedete? Vi ingrandisco questa che è la grigia. Eccola qui. Vedete? Questa. Potrebbe essere lei. Anche se questa levetta qui. Non lo so. Però c'è grigio, c'è rosa, ma questo rosa la prenderei rosa, ma non rosa shocking. Poi, e questa è la numero 2, 2. Poi c'è ancora questa mi piace. Aspettate, la ingrandiamo, eccola qui. Questa è molto carina. Non la voglio con i braccioli, non so se vi siete resi conto che sto evitando di aprire quelle con i braccioli. Questa mi piace abbastanza. Ci sarebbe anche grigio, anche se è grigio scuro. Ma comunque questo rosa non mi dispiace. Quello che non mi piace di questa è il prezzo. Poi, e questa è la numero 3. Poi andiamo avanti. C'è questa che c'è. Qua c'è uno sconto del 10%. Allora, no, questa azzurrina no. Apriamo sempre la rosa, va. Questo rosa è carino. Eccola qui. C'è questa qui. Apriamo altre foto.
Questa non è male, è sempre il prezzo che non mi convince, 97 euro. Questa è la 4. E poi ce n'è un'altra, non su Amazon, ma da Maison du Monde. Questa mi piace anche il prezzo, mi piace la scelta di colori. E sì, però non mi fido molto di Maison du Monde. Allora, diciamo questa è la 5. E poi, se avete ordinato da Maison du Monde, ma soprattutto se avete mai ordinato da queste lande oscure del sud Italia, fatemi sapere come vi siete trovati, quanto tempo ci vuole, se sono seri, perché, non lo so, vediamo. Quindi, sono 5 sedie, votate giù, 1, 2, 3, 4, 5, così mi aiutate a scegliere, tanto entro stasera che andrà il video di sicuro non ho scelto. Continuo. Ho un sacco di cose da prendere, devo trovare una tracolla per la borsa mamma, devo prendere shampoo e balsamo, un sacco di cose. E ci ritroviamo come al solito qui davanti all'editing del video, in conclusione del video stesso. Prima di salutarvi vi faccio vedere una cosa che ho appena comprato, sono appena ritornata. Ho comprato il libro di aprile. Voi sapete che ho questa usanza dall'anno scorso, mi sono imposta questa abitudine di leggere almeno un libro al mese. Il libro di questo mese è questo, Quello che non sai di Susi Galluzzo. Susi Galluzzo è una mia concittadina, ho letto ieri mattina, se non sbaglio, dell'uscita di questo libro e leggendo un po' la trama mi sono molto incuriosita, ho deciso di andarla a comprare quando si può, cerco di sostenere le persone della mia città che fanno mestieri che sono al di là dei mestieri canonici, comprensione fra persone che fanno cose al di sopra del normale, fra virgolette. Comunque è un libro, mi ha ispirata tantissimo perché racconta la storia di una donna che per molti anni si è dedicata alla figlia, un discapito anche della carriera, e che poi arriva ad un certo punto in cui le si rompe qualcosa dentro e succede qualcosa che insomma crea una frattura in questo rapporto con la figlia, una frattura che poi si vedrà, lo vedrò anch'io, questo è quello che ho letto dalle anticipazioni, diciamo, del libro, una frattura che trova origini anche nel suo rapporto con la madre. Un libro assolutamente al femminile, eccolo qua, vi faccio vedere bene la copertina, così intanto ci faccio pure l'immagine di copertina del video. E adesso chiudo il video e poi inizio a leggerlo perché sono davvero molto molto curiosa. Ma che chiudo il video, che mi sono scordata di salutarvi. Spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!